Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella loca gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nei giorni precedenti abbiamo letto più volte brani dagli vari evangelisti sul precursore di Gesù, Giovanni il Battista, che lì vicino al Giordano viveva nella penitenza, nel digiuno, nella solitudine, nella preghiera e battezzava quelli che avevano buona disposizione di avvicinarsi al Signore e quindi di convertirsi. Oggi dal Vangelo di Luca abbiamo ascoltato la autopresentazione di Gesù. Va nel Tempio, cosa che Gesù faceva abitualmente. Questa volta in Galilea, portato, spinto dalla potenza dello Spirito Santo, arrivò nel Tempio e insegnava nella sinagoga e tutti lo ascoltavano e gli rendevano lode. Evidentemente parlava con una sapienza tutta speciale, la sapienza di Dio, e arrivò anche al suo paese, a Nazaret. Secondo il suo solito di sabato, nella sinagoga si alzò a leggere, la prima volta che si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. A quel tempo non c'erano i libri, tutti gli scritti erano dentro delle fasce di carta, tutto particolare, fatto per lo più con il sistema degli egiziani, e quindi scriveva, era tutto scritto. Gesù si alza con calma e incomincia a dire, o meglio a leggere: «Lo Spirito del Signore è sopra di me». Gesù lo dirà più volte, che lui è venuto per compiere la volontà del Padre, e in questa missione è sostenuto dallo Spirito Santo. E dice, quando lo contraddicono, quando vogliono umiliarlo, negano la sua identità di uomo Dio, lui dice: è lo Spirito
che parla, e lo spirito non si confonde. Allora mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Cosa significa questa frase di Isaia? Perché nel mondo esistono, direi, una specie di categorizzazione della società, alcuni fortunati che sono potenti, sono ricchi, sono colti, fanno quello che vogliono, comandano, e invece altri che rimangono alla base della piramide, fanno tanto ma non riescono a salire più su di lì. Quindi ci sono i padroni e ci sono gli schiavi, ci sono i ricchi ma babbi e ci sono i miseri, spesso poi quelli della fascia più povera venivano colpiti da malattie caratteristiche, perché mancanza di igiene, mancanza di cibo sano, mancanza anche di vestito, erano insomma i trascurati, gli abbandonati, i diseredati, gli emarginati, i colpiti dalla sfortuna, e questi non contavano niente. Allora dice Isaia: per questi è venuto il Signore a portare la liberazione. Vi ha mandato a portare allora questo annuncio ai poveri e a proclamare ai prigionieri la liberazione. Prigionieri del peccato e del demonio era tutta l'umanità, all'infuori di pochi giusti ma limitatissimi di numero dello stesso popolo eletto, non dietro i profeti, i patriarchi, ecco, ricordate la storia di Giuseppe l'ebreo che finisce in Egitto, ma è un santo, questo era già libero, ma quasi tutti, a cominciare dagli stessi fratelli di Giuseppe, non erano in grazia di Dio, quindi erano prigionieri. E questa definizione rimane anche oggi. Chi non si decide a fare un cammino nella luce della fede, nella forza della grazia di Dio e anche nello spirito di penitenza dei propri peccati, e rimane nella miseria spirituale. E ai ciechi la vista. Chi non ha la luce della fede vive nel buio spirituale. A rimettere in libertà gli oppressi, e qui si intende doppiamente la mancanza di libertà, sia una mancanza di libertà interiore perché manca la sapienza dello spirito e quindi la pace dell'anima, ma anche per quelli che realmente avevano come condizione naturale quello della schiavitù. Pensate che ci fu un periodo in Grecia in cui i grandi filosofi, ma era la cultura del tempo, ritenevano che gli schiavi fossero di una razza inferiore. Non era possibile neanche un riscatto, l'idea di uscire dalla categoria degli schiavi, ma come se fossero dei lebbrosi nei confronti della società civile, e proclamare l'anno di grazia del Signore. L'anno di grazia si intende normalmente, con questa espressione nella scrittura, l'anno sabbatico, l'anno del giubileo, l'anno del perdono, del ritorno alla libertà, del riacquisto dei propri beni, perché a quel tempo si usava così, che una persona, se cadeva nella povertà e nella miseria, si dava se stesso in schiavitù fino all'anno cinquantesimo, quando, quindi erano 7 settimane di anni, riacquistavano, c'era il giubileo, quindi potevano ritornare in possesso dei propri beni e di se stessi. Allora riavvolse il rotolo, lo consegnò all'inserviente e
si sedette. Tutti gli occhi su di lui, dice l'Evangelista, e cominciò a dire: oggi si è compiuta questa scrittura che avete ascoltato. Vi dicevo all'inizio che questa volta non è Giovanni Battista o un profeta che annunzia il Messia, ma è il Messia che annunzia se stesso. Incomincia un capitolo nuovo nella storia, e questo capitolo non finisce subito, continua ancora, perché la vita di Gesù sì, si è compiuta, la sua missione terrena è compiuta, ma la sua missione divina di Salvatore del mondo non finirà. Arriverà alla fine dei tempi di tutte le generazioni umane, ma Gesù sarà ancora la nostra gioia, il nostro liberatore, sarà la nostra pace, la nostra speranza. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.